faccio trading con cifre un po' più importanti dal 2011, ecco. Non è la mia unica attività comunque, lo dico, cioè, diciamo che è un 50%. Quindi magari rispetto ad altre persone che basano le loro entrate solo sul trading è un po' più facile, Sì. psicologicamente è un po' più facile, lo ammetto. Però insomma non potevo neanche abbandonare un'attività che fino adesso mi ha fatto comunque fare una vita dignitosa, anzi più, insomma, non sono mai stato male, ecco, quindi insomma mi sembrava una follia puntare tutto sul trading. Che genere di errori sono? Quelli più che ti ritrovi più frequenti? Se hanno un. Allora, chiudere delle posizioni troppo presto, magari, non so, prendo una posizione, faccio già la mia analisi, ok, metto lo stop qua, il take qua, basta, la chiudo, la lascio lì, non devo più toccare. Poi magari vado in profitto di 200-300 euro, 500 euro, cavolo, ne chiudo metà. Dico, vabbè, dai. Intanto un pochino ce lo mettiamo via e poi lasciamo correre il resto. Poi magari, cavolo, parte e va dove volevo io, mi va a target, o magari poteva andare anche di più, insomma, ecco. Oppure con lo stop troppo stretti, messi nella posizione sbagliata, la fretta di entrare in un trade quando magari sai benissimo che dovresti aspettare certi punti prima di entrare, però la fretta di schiacciare, dici dai, lo prendo, rischio un pochino di più, sono i soliti errori che magari la posizione sarebbe comunque andata in profitto, però avresti guadagnato di più o avresti perso meno. I classici errori secondo me sono quelli lì, sono dettati dalla fretta. Fare trading intraday perché ho provato ho notato che è una cosa che non fa per me, nel senso che mi accorgevo che sbagliavo, ricompravo per recuperare, tentavo di recuperare in tutti i modi ed era una catastrofe, insomma, ecco, perché continuavo a perdere. E lì è stato anche frustrante da un certo punto di vista, perché pensi di non essere capace, pensi di non essere capace. In effetti non sono capace, cioè nel senso che il trading intraday non fa per me. Mi agita e non lo so gestire. E quelli penso che siano stati i peggiori trade. Nel senso che ho le peggiori giornate di trading, quelle in cui ho provato a tutti i costi a impuntarmi a fare una cosa che non fa per me. Io penso che per fare trading ci vogliono tre cose in particolare. Uno è il capitale economico, uno è il capitale psicologico e uno è il capitale tecnico per fare trading profittevole. Certo. Se ti manca uno dei tre, secondo me, non puoi essere profittevole. A meno che, ripeto, hai delle capacità alla Stefano, però io, cioè, non mi ci paragono neanche insomma, con Ma io l'esperimento che ho penso che fatto. lui le abbia tutti e tre questi capitali, quindi. Lui le ha tutte e tre, più hai il secondo paio di occhiali, come dicevamo prima. Magari neanche tre o quattro paia di occhiali. Esatto. Quindi secondo me, ecco, quel 90 e rotti per cento che si dice che perda è perché ha sicuramente la mancanza di uno di questi tre. O è sottocapitalizzato e quindi ha necessità a tutti i costi di guadagnare e questo gli crea come si può dire, gli crea un'ansia e uno stress psicologico e qua andiamo al secondo punto. Deve avere un bagaglio psicologico e quello si fa col tempo, si fa con l'esperienza. E se hai il capitale economico è più facile.
Certo. E terzo, il capitale tecnico, perché io veramente, cioè, per carità, io non sono certo nessuno, però ragazzi, vedo anche su Tradarpedia, insomma, leggo delle cose veramente imbarazzanti a volte. Cioè, manca la preparazione di base, di base. Cioè, c'è la gente che vuole analizzare magari un future, un grafico, vuole fare trading sul DAX e non sa neanche cosa, sì, no, cos'è una commissione, se la paga, se non la paga.